Signori e signori, buonasera a tutti e benvenuti a questa serata. Io sono... Fabio Latorre, ho avuto il compito di introdurvi a questa manifestazione. Un'occasione di arte, cultura e beneficenza. L'opportunità ci viene concessa da un gruppo di amici che hanno voluto organizzare questa serata, con il pensiero rivolto ad un amico che non è più con noi. Lascio la scena ad alcuni di questi amici, che giustamente vogliono dedicare la serata. Questi amici sono Davì Francesco, Vallone Francesco, Alì Pasquale e Davì Domenico. Buonasera a tutti. Lo scopo di questa serata è di ricordare un caro amico che non c'è più, Olmo Marini. Alcuni dei tanti amici di Olmo hanno voluto riportare alla memoria una delle sue tante attività, quella artistica. Scusate. Il nostro amico ha avuto sempre l'idea di collegare ad attività artistiche, sportive, musicali, culturali, una finalità benefica. E come per l'appunto piaceva a voi, anche noi in questa occasione abbiamo voluto connettere a questa rappresentazione una finalità benefica. Infatti il ricavato di questa serata sarà devoluto in beneficenza. La commedia a cui tra poco assisterete è stata rappresentata assieme a Olmo nel 2011 e dati i contenuti di valore umano e solidale di quest'opera l'abbiamo ritenuta particolarmente adatta a ricordare Olmo. La solidarietà umana, l'attenzione verso i più bisognosi, la sensibilità per tutte quelle situazioni di sofferenza ed anche di lotta sociale sono stati per Olmo la culla dentro la quale ha formato il suo essere uomo e in seguito il terreno su cui ha camminato fino a quando ci ha lasciato. Olmo per molte persone è stato un benefattore. Sono molti quelli che hanno ricevuto da lui aiuto e attenzione, ma mai si è sottratto ad andare incontro a quanto ha avuto bisogno del suo impegno. Adesso permettetemi di sciogliere questa mesta atmosfera e di pensare a Olmo anche per quello che era un altro aspetto della sua molteplice personalità. Olmo era anche spiritoso e sapeva stare assieme agli amici in modo piacevole e divertente. Quanti di voi non hanno trascorso assieme a lui ore spassose a tirare quattro calci al pallone o attorno a un tavolo a giocare a carte, a scherzare seduti davanti a lui? Olmo era tutto questo. Pertanto vorrei invitarvi, quando pensate a Olmo, di non ricordarlo in modo triste, ma di essere sereni. Felice di aver avuto modo di passare un periodo della vostra vita assieme ad una persona speciale che ha saputo nobilitare la figura di quell'essere umano che spesso si dimentica e non vede le sofferenze in cui quotidianamente la gente si dimentica. Ciao, buona serata a tutti. Ciao. Scritta da Sara Gineo, è stata rappresentata, come già detto, per la prima volta nell'estate del 2011, presso l'anfiteatro della Villa Comunale, quando Olmo non era ancora impegnato in politica, ma solo in attività sociali e umanitarie. Olmo è stato il promotore delle borse di studio titolate al giovane Antonio Mandela, venuto a mancare a causa di un tragico incidente. I proventi della raccolta volontaria di spesa di quella rappresentazione sono andati a finanziare delle borse di studio assegnate dai giovani studenti volenterosi e meritevoli sotto l'aspetto civile ed economico. L'iniziativa è stata successivamente abbandonata per l'entrata in politica di Olmo, onde evitare speculazioni demagogiche. Adesso parliamo della finalità della manifestazione. Verranno distribuite delle buste tra il primo e il secondo atto. Se lo ritenete opportuno, lasciate un'offerta che sarà devoluta alle due associazioni locali, Ali di Fata e Artigiano Famiglia.
Le stesse buste verranno ritirate tra il secondo e il terzo atto. Si vuole ringraziare il signor sindaco Gianluca Carrico e tutta la giunta comunale per la loro disponibilità dimostrata e al dirigente scolastico dell'istituto omnicomprensivo di Pizzo, signor Francesco Vinucci, per la puntualità con cui ci mette a disposizione della comunità questa bellissima struttura. Si desidera ringraziare tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. Barro Sticceria Margin, l'antica panetteria Panello, non solo per lo sponsor ma anche per essere stati disponibili come punto di prenotazione per le poltrone di questo teatro. Aragon Multiservice, Candido Tonno, Pata Pizzo, Gelateria Penna, Supermercati Fratelli Corigliano, Santa Croce SRL, Solmet Solare Metalmeccanica, Marpesca Ceraro. Per le riprese e le fotografie si ringrazia Leo Villella Fotografi. Un ultimo ringraziamento va al signor Pino Procopio per averci dato gli oggetti d'epoca utilizzati nella scena. Vittorio Sabato e l'Emporio Innocenti per la loro disponibilità. Voglio ricordarvi che gli attori che vedrete sul palcoscenico non sono professionisti, ma volete essere amatori dell'arte e della recitazione, meritevoli della vostra indulgenza e del vostro applauso per l'impegno con cui hanno sfruttato questo impegno. Non mi resta che augurarvi una piacevole serata e una buona visione della commedia. Grazie. Francesca, è mala!
Faccio una cuccia d'orzo. Sei finito. Dimmi qua. Nendi, mangu qua. Meno male. E che perché meno male? E che perché avevo ti sputti se c'era una cucchiaia nata d'orzo? E avevo fatto una cuccia di nama. Buongiorno. Aspetta. Vai, mi ha buttato un po' di legna. Meglio, i carboni si continuano tutti. Vediamo qua. L'odio. Non c'è? Vedi, daccia, giù cerchiamo a comare rosa. Un po' che con il nostro primo fuori. Così ci urtavi, ci accorgo, una goccia d'acqua da sfogliare. Un sapuntino stomaco, e sti cattivi occhiati, chi guerra, buh! Se no come faccio lavora, e se non si lavora non si vende, e se non si vende non si mangia. A dove va questo candaro? Sempre per ci sta garbato. Eh no!
Non sprecare, sputazza, che sono lucidi. E che sei felice a sputazza. E che sì, ha avuto un bicchiere d'acqua. Questa è cromatina gratis, che ti ha regalo quasi eterno. Ma ho stomaco, è grande, e se ti calci il tuo figlio, senti giù fame. Facciamo un pasturo in parte di Arduna, quando facciamo uno che si fatti oggi. Un pure un briga. Forse sarebbe meglio se faccio oggi che si sfrutta una bella cosa per i porti. Dicendo che questo fuoco si salvava. E questi pani morivano. Ma mia prima domanda, non è meglio se te faccia uno con ben il Dio davanti e con una bella lasciata di tutto che si capisce tutta la vita? Ah, Manelli, senti che io voglio. Per amare Dio, io dico una cosa. Non lo solo per Don Girolamo, solo per noi. Siamo riusciti a fare un po' che farina. Se noi facciamo tutti i problemi. Sì, la sotto forza uno che portano la pignata di miei morti, che a cucchino si sente le fritte e fame, e non si sentono mai di la mente dei creatori. Sì, anche, come non ti sei? Silenzio, il nemico ci ascolta. Sì, un nemico, questa è una roda, bocca sullo scaravaglio e sotto, se voglio sentire. Vinci! Ma tu va! Ma sei sul cacciore! Silenzio! Ehi! Amico, ti ascolta! Ancora questo amico! Sogna tutti i parti! Pure sotto la letto! Ma tu stai dentro! Ma sei sullo scarpone! Ma addirittura la chiuda ieri, te l'ingiste stamattina! Ma come è? Mi sono parlato di me ieri, ma... Da stavolta riposa in bacio, che buon'anima, bene. Aiuto, l'ho bruciato. Mio cugino, che ancora non ho provato, sull'anima per la vita. No, da stavolta, eh? Via. Aiuto, l'ho bruciato. Non ti sono negro. Non vivo stesso! Non dai, ma non ti vivo! Una goccia! Hai un cuore bruciato! State qui! Grazie per non aver passato qui che siamo nelle nostre condizioni! Ma... Amico, ci ascolta! Aspetta, ancora con suo amico! Aspetta! Perché è brutto! È male! Sono un pezzi di me. Non c'è giro. 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 Non c'è. Oh, mi vuole bene con un figlio. Pure io ci voglio bene. Aida! Ma ne te ne amico. Un amico per tutto. A me non sei un amico. Ma che sono per lui, un uomo bene. Non è che non ci funziona. Un amico bene. Se si chiama di amico, io ci voglio fare un bene. Io ci metto tutto ciò che ci voglio per io. No, mia figlia non si metti la cosa nostra. Non può essere stato così. Si continua a lavorare noi. No. Per il Come la vita è? Per il Dio, non sono ancora un po'. No, io non voglio. Ci svegliamo a casa vostra, non mi piace più di amore. E
sai, sì, 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 ma sì, me, sì. Non sono riuscito a noi, ma per me figli, ma no, non ti preoccupare che non parlo con noi, non fare Non parisse mai!
metterci in tagliata forza un tanto spirito così. Guarda, guarda, c'è il cinematografo! A dove tu vai? Oh, Cina, è stato un video, Cina. Ah? Ma che ne mai? E per distruggere che è bello! Stavo a comprare adesso vero, voi. Almeno, non ti faccio... Uno vuole che faccio il cinema,
scrisse sogno di persone che rovinano il mondo, gente che soffre, vagabondi spostati che non servono a niente, fanno loro che non fanno niente dalla mattina alla sera, che pensano solo se abbuffano la panza e mo se un bracone è spailato, un bracone è approfittato. Chi sogna la piaga della nazione? Ricordati che sogno questi che rovinano il mondo e che rovina le famiglie. È gente che merita disgusto e disprezzo. E ricordati sempre queste parole che ti dico, di non avere mai pietà se è gente in questo mondo. Ma buono, a cui facciamo la carità? A carità. Ricordati che i soldi si fanno accucchiando e risparmiando, non sperperando con gente che stende la mano o ti vendono cappello in terra e non ha la minima riconoscenza. Chi sta? È gente in grado che una volta che ci fregava sentiva senza manco dire in grado. Ricordati sempre su parole di un anno dopo. Se non sopporti l'ingratitudine umana, non fare bene. Ma vorrei essere ingrati? Mai non si individui, figli, fino a chi hanno fame. Ti riveriscono e ti pregano. Ma dopo che si rendirà la panza, ti votano un culo e senti vanno, senza manco ti ringraziano. Aldo Girone. E per il suo caso faccio di scuola un po' e non ce la può dire uno della catapulta. Avete voi di rispetto, pensiamo, e per la casa la gente. Cristiani chi? Che si sogna la scuma da pezzenda io? E mi dispiace per lui che mi tassi di carino. Già. Voi non è che navigate da loro. Mimì, guarda. Guarda come si riduce uno. Un gettone si è straviati. E poi ricordatevi che sta casa è la mia, anche dalla gente. E per voi è da io, è da casa mia. E io per chi sto vivo? Mastro Manetto. Eh? Avete dove fare? Ma se signori non hanno niente? No, no, mica. Tanto tempo di cadere danno. Pare che sono come a mia e non pensare mai. I vidi fanno loro che non fanno niente da mattina alla sera. Quando mi ripensare mai. La forza della campagna. La forza della campagna. Sta solo quando vuole, a quando penso. Non è niente che sono come a voi. Avete girare qua in paese. Vuole venire tutta la fede che avete. Non danno. Non solo che sto. Mamma che lo abbiamo controllato i fanghi per non lo buttano qui in terrenze. I coloni non lo buttano paranci. I roccola. O grano. Va buono, va buono, va buono, va buono. Come fare a me che mi vuole come te? No! Come te ne dico? Perché tu che dici non è sì, è la verità, ma... Un tono da voce, non mi piaceva fare. Il suo tono mio, la voce mia, è la tua mano. Nino, non dirlo tu. Aaaaaah! Scordate che non muore. Assunta! Ya, decidincelo voi. Che facci? Decidincelo voi. Che facci? Su un referendum popolare, che facci?
Piuttosto, abbiamo passato per la mesata della casa. Mi servono, ma sono me. Mo, non è che hai dare conto a voi, ma di fatti me. No! Amore, la madonna, io non ho visto più copie fatte volte, ma più di venire, una settimana di copie mi sono messo. Non facete manco che scatto un oggi. Ma sono me. Mi disse come serve. E poi, benedetto Dio, quante volte mi pagaste l'idea? E chi in ritardo? Mister! Ma per una volta che vinci io prima, facete tanto difficile. Mimì, vedi? Vedi con che gente non ha che fare un anno dopo. E già. Più tardi verrete capaci e avete mi dato 3.500 lire giusto e giusto. Non mi ha visto un manco. No. Mimì, i vidi. Vidi con che gente hai a che fare? Poverelli. Mai non senti vidi. Sempre che si giallo. Sempre che si lamenta. Ah!
mi ha tagliato lo stomaco. Camanelli, ancora è digiuno. Digiuno è questo. Non fa male. Guarda che ci passa la fame. Non ce l'ho. Vieni a mangiare la casa. Panza? E quando andavino ancora? Non ci facci manco scatto in occhio, Misi. Pure io, Misi, ma dici che ci servono? È più tardi passata bene. Più tardi passa? Come facciamo? A dove pigiamo? Francesca, e se la ricogli là, e se non si arrangia, e se potremmo ammazzare. Va, sì. Che ha tutti questi pensieri che ti sono venuti là a fare, va. Sì, sì, meglio sì. Anche se c'è una camicina. Non si scoraggia mai.
caviore, va! Mi scordavo, piglia pure la cicalata, se no è una cieca chi facciamo, capisci? Vieni, spendere, spendere un passato, non puoi andare, noi! Ehi! Senti, ma sono di male, non ce l'ho Che se ti scorda, Tieni cari, mentre da parte e quando vai nel Don Giolorno, vieni. Sì, guarda, i menducà. Sì, sì, i menducà. Non ti scordi? Se sono qua come facciamo su fa, non si fa la sua guarda non da pure a te.
San Francisco, guardare tutti i butichi e nenni! Nino, poverello, stava dicendo, sta cominciando la fuga da vecchia, hai rovinato gli altri, guarda pure i da tutti i butichi, ma l'ha trovato! Ma come che padre me la trovavo? E non vedete per essere un altro, non è a voi. Non ti preoccupate, 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 non ti Sì, dai. Dai. Mangiamo. Grazie.
da potevo permettere l'una mangiata di chisti. E ricordati che tutto quello che trase dalla bocca ne esce, finisce il docesso. Un passaggio, udite, spendono dei naraggi per musilingere, senza pensare che poi tutto faccia finisce il docesso al mondo. Sordi e tanto direttamente il docesso. Spregheri! Si mangia! Si mangia, no? Si mangia, tutti e puleie! E chi che su? Due monaceiuzzi! Due! Monaceiuzzi! E allora vuol dire che la moneta circola! Mi fa piacere! Mimino! Uvi, farò scarpare si guadagna. È vero, faccio male. Mi fa piacere che le cose vanno bene. Come si dice, quando Giove vanno a tutti. E vivo che vuole amici vostri, vi state facendo una cura. Facendo come vanno i capigli pure io. Vedi?
dispiace per me, eh? Mi dispiace per me. Mimì, dove è qua? Stai che tanti morta male. Kinge, non già fare cosa. Iamo, ma non pisano i nervi. Mi dispiace per mia. Avvicinati. Vieni qua. E che facciti? Mi pigli i soldi della misata. Mi dispiace per mia. Mi dica come mangiare meglio a me. Non ci dispiace per mia. Vieni qua. Mi dispiace per me. Strugnemo!
non si faceva vero. Poi, a Muccioni, oh! Per la tua sedia. Thank you.
lingua longa. A volte penso di che lo si sente la mano di bene. Francesca! Vieni, cannonci loro, ti manda le zippole con le segni! Sì! Vieni, vieni! Ciao, no, sì, mi piace! La carne mia che mi tradisce,
sangue tu, sangue mio, che mi pugnala le spalle. Avevo fame. Avevo fame. Perché te la gente faceva? A mia sì, mi faccio tanta fame. Che mi cagare la vacca sana. Eppure mi riguardo. Mi riguardo per chi mangiare, è una spesa inutile. Bisogna mangiare tu, mangiarsi il braccio a me. Quello! Mangia da buco! Tanto sono gratis, non caccio niente di sacchi d'oro! Che se sono tutti i denari che nascono di sacchi miei! Veramente non c'è l'uomo nascono di sacchi miei! Di sacchi vostri! Si sono di qua! Non fumo mai vostri! Che se sono soldi miei, che voi spendiste o sai cosa siete padroni! Questa è roba mia! E mo la mangio io. No, ha ragione. Non la potevo mangiare uno solo, no? Ha ragione. Tu, piglia sta insalatare e bene comune. Andiamo lì. E perché ri? E' contento che ve ne mangio con voi. Ve ne mangio con me. Mi mira tu a tenda a casa. Cagli a sto signore ti facciamo un giro di cantino per te mostri zitto. Andiamo lì. A prima. Andiamo lì. Mangiato, mangi provato. Ah, yeah. Mangi provato.
Casi capisce certe cose ne facì. Io cerco un gimbaro come si camba. Ca ora mi penso a stare un po' lui. Non amo penso all'altro, stai paradinale. Io non capisci proprio niente. Io voglio un bene solo. Mi sembra che sia un po' di E capo voi. Capo voi. Quali altri beni c'è? Gente. Chi c'è? Chi c'è? Le cose che a voi mise. Di quando venne il capo non c'è ragione in questa maniera. Ti ringhiste la testa. Mingio capisci? Che se uno sta ci vuole e l'altro no, non si può ruggire le spalle e fare finta ai denti. Ma più si deve di un sicuro, manco ci calavo, sapendo che su una brancia in culo che si passa assettato, sotto una finestra, in una cucina, mangiando un pancetto asciutto, ammogliato, stato pure cucinato. Non ci succede niente. Apri
preoccupazione mia è solo devo passare la notte, visto che faccio freddo assai. Ma già, questa è pure una buona prima, lì ci penso sono io più tardi la sua, quindi la mia. A se non lo faccio un giro, e poi mi parla. Mi dai, là, prendo su una cosa per un po' di no, non hai bisogno. Ma se non lo freddo non fare, sì. Non ci possiamo pensare un po'. Andiamo. Stanno guardando su queste vette. Ma sono via, non è che la cucina ci è rimasta per l'Italia. Ma prima che hai vinto la sorte. Non da via bisogno. Quando vuole una cosa, già accatto io. Sempre quattro a voi. Certo, che i soldi non hanno se sparperanno così. Senza manco una vera casa. Se non ci faccio farmi, manco una cosa che mai si può accattare. Con giudizio se ti faccio dare. E con giudizio, la disperazione. Io ti aggiungo una cosa. Già, già. Thank you.
Capolavoro è massa verità. E per ieri si riparano in un'altra parte. Ma voi non ne sapete un altro posto. Non c'è la colpa per la nostra! Scusami!
Sì, signore, pensavo pure a Dio. Con chi si può dire la cena? Thank you.
Ma se non è lì, figli non dà. Ah, sì. Ma sì, ci vedia solo chi vive vicino a sé, ma figlioli non deve mai. E tu mamma? Cavallaro.
Sola e Francesco Rosa Bianca per aver rallegato la sua cuore di Francesco Sola e la partita della Sola. Grazie a tutto il pubblico, perché nelle due serate avete donato circa 1.151 euro. Insomma, è un grande.